Amici di investire.biz, buongiorno a tutti e bentornati a Turbo Daily, l'appuntamento con le strategie operative messe in campo con i Turbo Certificate di BNP Paribas. Il titolo di cui parliamo oggi è realmente, non ha bisogno di presentazioni, parliamo di Alphabet, la parent company di Google. Una Google che la prossima settimana presenterà i dati trimestrali e una Google per cui le stime degli analisti sono orientate al ribasso per quanto riguarda gli utili, ma gli analisti stimano anche un incremento del fatturato. Nello specifico, l'utile per azione nel terzo trimestre è visto a 1,27 dollari contro gli 1,4 di un anno fa, mentre il fatturato è visto a 71,2 miliardi contro 65,1 di 12 mesi fa. Il consenso degli analisti sul titolo Alphabet è ovviamente particolarmente bulgaro. Su 11 esperti rilevati dalla piattaforma Bloomberg, tutti quanti, il 100%, è orientato per acquistare le azioni con un target price medio a 141,8 dollari, quindi oltre 40 punti percentuali rispetto ai livelli attuali. Ma andiamo a vedere il grafico di Google, un grafico che, come diversi titoli del comparto tecnologico, negli ultimi mesi, dopo aver testato la soglia dei 150 dollari a novembre 2021 e a febbraio 2022, ha iniziato una forte discesa contenuta da questa trend line ottenuta dai minimi del 26 aprile e del 12 maggio, trend line che ultimamente è stata messa a dura prova con il test dei 96 dollari, ma che è stata anche recuperata per ridare nuovamente il là agli acquisti. Ed è proprio in quest'ottica che crediamo che questa tendenza rialzista possa continuare e quindi puntiamo ad entrare sul titolo leggermente al di sotto dei livelli attuali, a 101,5 dollari. Lo stop loss lo fissiamo a 94,5 dollari, quindi al di sotto di questi 96 dollari che si sono rivelati un utile barriere, ed anche al di sotto di questo minimo fatto segnare il 13 ottobre a 95 dollari. E il nostro target è fissato a 106,5 dollari, quindi puntiamo ad un rendimento del 5%. Per effettuare questo investimento metteremo in campo una strategia rialzista con i Turbo Certificate di BNP Paribas. Qui andiamo sul sito di BNP Paribas, quindi investimenti.bnpparibas.it. Selezioniamo i certificati a leva Turbo e Mini Future, da qui il nostro sottostante di riferimento. Lo abbiamo già fatto per voi. Scegliendo questo Turbo Unlimited Long di BNP Paribas sulle azioni Alphabet con codice ISIN NLBNPIT, 1F5A5 presenta una leva di 4,51 volte, quindi sulla base del rendimento che puntiamo ad ottenere avremo un rendimento complessivo di circa 20 punti percentuali, un knockout a 82 dollari, quindi diciamo 12 dollari al di sotto del nostro stop loss, ed attualmente il titolo è distante dal knockout di 18,4 punti percentuali. Si tratta, come detto, di un titolo con scadenza open-end, quindi a tempo indeterminato. Andiamo sulla nostra piattaforma di investimento per realizzare questo investimento. Compreremo 420 pezzi per un controvalore di circa 1000 euro e quindi un'esposizione a sottostante di oltre 4000 euro. Come detto, effettueremo questa operazione leggermente al di sotto rispetto ai nostri livelli. Ma andiamo a ricapitolare questa operazione. Si tratta di un'operazione long sulle azioni Alphabet. Lo metteremo in campo con un Turbo Certificate di BNP Paribas con codice ISIN NLBNPIT 1F5A5. L'ingresso è a 101,5 dollari, lo stop loss a 94,5 dollari. Il nostro target è fissato a 106,5 dollari per un rendimento di circa 5 punti percentuali. Anche per oggi è tutto, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.